Ciao a tutti ragazzi e bentornati nell'ultimo video dei libri dell'avvento. Allora, come sapete, oggi è l'ultimo giorno perché appunto siamo il 23 dicembre ed io concludo qui i miei video relativi ai libri che appunto pubblicavo tutti i giorni della settimana fino al venerdì. Non è proprio l'ultimissimo video perché domani o domenica, insomma vediamo chiaramente il tempo come sono messa con i preparativi, sarà pubblicato invece il vlog, come ormai sapete, ormai siete esperti, della settimana che è appena trascorsa. Prima di tutto mi scuso per la mia mise, comunque sono, insomma, un po' mi sono anche truccata di fretta perché sono giornate veramente impegnative, sto registrando questo video durante l'ultima settimana, quella che è appena trascorsa, quindi ho veramente poco tempo per fare qualunque cosa. E fatto sta comunque che questo video ha due scopi. Il primo è quello di trarre un po' le conclusioni di questo percorso che è stato i libri dell'avvento, e l'altro invece è quello di dirvi quali sono stati i titoli più venduti nella mia libreria per questo Natale. Partiamo da quest'ultimo punto. Allora, la prima cosa che devo dire, e lo dico con un sorriso che mi va veramente da qui a qui, quest'anno i libri sono stati veramente il regalo per eccellenza. Ne hanno parlato anche a telegiornale qualche giorno fa e io e la mia mamma abbiamo davvero confermato quello che dicevano, cioè che il libro è stato il regalo più gettonato di questo 2016. Me ne sono accorta perché nella mia libreria, dato che, come avete visto anche nel video del tour della libreria, non ho chiaramente una libreria gigantesca, quindi anche la scelta di titoli è chiaramente limitata rispetto ad avere un posto enorme. Ecco che appunto, dato che la mia scelta appunto è un po' limitata, molte persone sono sempre venute negli anni per Natale, invece di girellare per la libreria e cercare il libro giusto per la persona alla quale vogliono fare un regalo, entrano e mi chiedono semplicemente un titolo che hanno già in mente, che hanno magari visto in televisione o che appunto il destinatario gli ha chiesto, e lo ordinano da me. Io mi sono quindi resa conto quest'anno dei libri venduti perché mi sono trovata settimana in settimana ad ordinare decine e decine di libri che arrivavano nelle scatole ed erano immediatamente venduti perché erano tutti già prenotati. Questo significa comunque che il libro veramente è stato un regalo molto gettonato, addirittura più del gioco. Io devo dire che sono andata a rubare anche libri per bambini, libri per ragazzi, e si è fatto molto meno caso al prezzo rispetto ad altri anni, perché è vero che le novità, ne escono tante di novità a dicembre, diciamo, le case editrici hanno occhio per queste cose, quindi di solito i prezzi sono un pochino più alti. Ecco, in realtà quest'anno nessuno si è fatto questo tipo di problema, quindi ci sono stati appunto dei libri un po' più cari, comunque usciti da poco e che quindi il prezzo era leggermente maggiore rispetto alla media, e comunque non si sono fatti problemi. Per esempio, un libro dei libri che sono andati molto quest'anno per ragazzi sono stati quelli, io se trovo delle immagini me le lascio, sia quelli pop-up che hanno un prezzo maggiore chiaramente perché sono estremamente articolati, insomma sono curati, e soprattutto creare queste immagini tridimensionali, insomma, chiaramente richiede del lavoro, quindi sono un pochino più cari, però sono andati molto. E poi avevo una serie di libri, che per esempio c'era Safari, Oceani, non ricordo cos'altro, dove praticamente le immagini sono quelle immagini tipo cartoline che quando si spostano l'immagine si muove, ecco, ogni pagina in questa maniera, e gli animali si muovevano proprio sulle pagine come se ci fossero dei piccoli schermi, quindi anche quello è stato un regalo gettonatissimo. Per quanto riguarda i libri per gli adulti, io in realtà non c'è stato un titolo o due titoli che io ho venduto in grande quantità, perché appunto la cosa è stata veramente varia. C'erano persone che ordinavano libri usciti adesso, persone che ordinavano libri usciti un po' di tempo fa, che ne so, seguiti di serie che il destinatario del regalo stava leggendo. Insomma, alla fine c'è stata veramente una grandissima varietà di scelta. Ci sono però selezionato comunque quattro titoli che effettivamente sono stati, ho venduto, ecco, più copie di questi, e che quindi diciamo sono stati anche più venduti, anche se, ripeto, io non faccio tanto testo perché ho una scelta, come ho detto, limitata di libri, quindi
da me vengono su ordinazione. Comunque, diciamo che questa classifica è dominata dai maschi, perché sono 3 su 4 sono uomini, e quindi il primo che vi dico è La paranza dei bambini di Roberto Saviano. Questo racconta praticamente la storia di un gruppo di ragazzini di Napoli che hanno creato una specie di clan, insomma un gruppo chiuso legato alla camorra, che fin appunto dall'adolescenza iniziano a operare come dei criminali, e piano piano la loro ascesa al potere, guidati anche da una figura di spessore e di carattere, li porterà a conquistare vari quartieri di Napoli e a diventare effettivamente un clan temuto e soprattutto un clan criminale, ecco. Quindi sappiamo, Saviano insomma di solito affronta argomenti del genere, che parlano della malavita nel sud Italia, anche a suo rischio e pericolo, e quindi questa è un'uscita recentissima e le copie che avevo le ho vendute tutte. Il secondo libro che ho venduto è stato L'informatore di John Grisham. John Grisham, come sapete, è un grande autore di thriller, di legal thriller, e anche questo non fa eccezione. Niente, è uscito anche questo recentemente, e ne ho vendute diverse copie, e anche in questo caso, insomma, lui mette in atto le sue qualità di scrittore di thriller legale, perché ecco, in questo caso abbiamo come protagonista un avvocato, non un poliziotto, che deve indagare su un caso di corruzione che chiaramente si espanderà in tanti ambiti, in tanti ambienti, coinvolgerà tante persone, e le dovrà scoprire appunto questo giudice corrotto da dove traeva i propri guadagni. Ecco, questo è quanto. Comunque chiaramente un libro che tiene incollate alle pagine, che sono sempre, i suoi libri sono scritti bene, sono molto curati, dettagliati, insomma si vuole anche che ci sia, quando si parla di argomenti del genere, che ci sia anche una bella scrittura dietro, e soprattutto che l'autore sia informato, e lui lo fa sempre, quindi è una garanzia. Ecco, quest'anno questo libro è piaciuto molto, quindi molti italiani sicuramente lo riceveranno in regalo. Altro libro venduto in abbondanza quest'anno è stato Teutoburgo di Valerio Massimo Manfredi. Io ho conosciuto Manfredi qualche giorno fa, ormai saranno un paio di settimane fa, l'ho lasciato anche nel vlog, quindi se mi ricordo ve lo lascio nella i, comunque che presentava appunto ad Arezzo, vicino a dove sto io, questo libro Teutoburgo. In questo caso lui racconta la storia di una battaglia epica romana contro quelli che sono nell'attuale Germania, ecco, e che sancisce poi l'inizio della fine dell'impero romano, quindi la sconfitta dei romani, mentre di solito lui parla sempre, ha sempre parlato nei suoi romanzi storici delle vittorie dei romani. Ecco, in questo caso affronta anche l'altro lato della medaglia, perché non si può vincere sempre. Come sappiamo, e come ho avuto modo di vedere anche conoscendolo, lui è veramente un autore innamorato di ciò che fa, di ciò che scrive, è innamorato della storia e cerca di renderla veramente al meglio, chiaramente inserendola all'interno di un romanzo, quindi è bellissimo anche sentirlo parlare, perché si nota proprio l'amore per quello che fa. Oltretutto una cosa bellissima che mi è piaciuta molto che ha detto è stata che lui non ha mai il blocco dello scrittore, non ha mai il panico da pagina bianca, perché lui ha molte più idee di quanto le pagine possano contenere, quindi non rimane mai a corto di idee, ed è secondo me una cosa bellissima. Probabilmente l'obiettivo di ogni scrittore è proprio questo, avere così tante idee in testa da non riuscire neppure ad inserirle tutte in una pagina, quindi molto interessante. E questo io ce l'ho autografato e spero di leggerlo presto. Infine, chiaramente il libro più venduto in assoluto, lasciato per ultimo comunque, è quello, ed è ovviamente Harry Potter, l'ultimo volume, anche se in realtà non è proprio considerato come l'ottavo libro. Comunque fatto sta che La maledizione dell'erede è da molti considerato l'ultimo libro della saga di Harry Potter. È uscito diverso tempo fa, comunque non è uscito chiaramente adesso a dicembre, però è un libro che è andato chiaramente per la maggiore, perché chi non l'ha acquistato nel momento in cui è uscito sicuramente è rimasto con l'acquolina in bocca, o comunque con il desiderio di avere questo libro, e chiaramente io nel momento in cui lo espongo in vetrina molti si fanno avanti per acquistarlo, perché appunto c'è sempre chi vuole leggerlo, quindi sicuramente quello è il libro più venduto dell'anno, sicuramente, ma anche di dicembre, comunque di questo periodo natalizio. Bene ragazzi, questo per quanto riguarda i libri più venduti
A Natale. E adesso invece voglio parlare un po' di come è andato questo Vlogmas o comunque questo libro dell'avvento. Io vi volevo ringraziare perché non soltanto i miei video quest'anno sono stati molto più seguiti rispetto a quelli dell'anno scorso, ma soprattutto mi avete lasciato tantissimi commenti gentili. Voi non vi rendete conto di quanto lavoro c'è dietro per riuscire a fare un video al giorno. Io ho cominciato un mese prima, ho cominciato da novembre, mi sono chiaramente informata su tutto quello di cui dovevo parlare, sui vari film, sui libri, ho cercato tante idee sui prodotti che appunto ho consigliato nelle idee regalo, quindi c'è stato tanto lavoro perché c'è prima la preparazione, poi chiaramente mi devo mettere qui e registrare, poi c'è l'editing, poi c'è il caricamento e anche per il caricamento avevo una programmazione da seguire, quindi cercavo di caricare i video chiaramente nel giorno prescelto. Insomma, è veramente stato un duro lavoro che mi ha completamente ripagata perché ho visto che avete notato questo mio impegno e l'avete apprezzato ed è stata per me una cosa meravigliosa, ma non soltanto i complimenti, perché a parte i complimenti che siete sempre gentilissimi, mi dite sempre che vi piace la mia sincerità, il fatto che sia genuina e a volte ci sono delle volte in cui magari faccio dei vlog e penso mamma mia, esteticamente sono così diversi rispetto a quelli che si vede dei grandi youtuber, però alla fine forse è proprio questo che apprezzate, probabilmente il fatto che siano imperfetti e che siano totalmente veritieri, perché vi garantisco che io quello che riprendo è quello che faccio, ecco. Quindi da una parte questo, dall'altra chiaramente è stato bello anche scambiare opinione, perché ogni video vi portava a commentare anche con le vostre opinioni o dei vostri commenti su ciò che avevo detto, su consigli, e quindi è stato proprio un modo anche per interagire, veramente veramente bello. Molti di voi mi hanno anche contattata tramite Snapchat, tramite Instagram, dicendomi appunto che mi seguivano su YouTube. È stato meraviglioso perché immagino quanti di voi abbiano poco tempo, perché io vedo a dicembre siamo tutti impegnati il doppio, eppure avevate il tempo di guardare i miei video, i libri dell'avvento. Quindi per me è stato bellissimo, è stato bello portarvi con me in giro durante insomma le varie attività che ho svolto. E soprattutto è stato bello ingegnarmi per trovare tanti video diversi da fare, perché non è sempre semplice, però allo stesso tempo ho avuto... Molti di voi hanno apprezzato la varietà, ecco, diciamo, perché obiettivamente ho sempre fatto più o meno lo stesso genere di video appartenente alle varie rubriche. Questa volta ho fatto dei DIY, ho fatto appunto i consigli di lettura, ho parlato di libri che ho dato in beneficenza, insomma ho cercato anche di variegare la scelta dei video, quindi... Grazie mille per il vostro sostegno, per tutto quello che mi dite ogni giorno, perché nonostante YouTube non mi dia niente e nonostante insomma si faccia fatica per parlare davanti a una telecamera da soli, voi rendete tutto questo di valore, ecco, come una cosa che merita. E quindi niente, io con questo video per ora vi saluto, chiaramente vi do appuntamento all'ultimo vlog. In ogni caso qui è l'occasione giusta anche per augurarvi un buon Natale, un sereno Natale con le vostre famiglie o con chi amate, non importa che siano le vostre famiglie, anche con i vostri amici o con persone che insomma alle quali volete bene. E mi auguro che ognuno di voi riceva un libro, io l'ho chiesto per Natale e spero che la mia famiglia, nonostante abbia la libreria, mi regali un libro, e spero anche che voi abbiate deciso, come tanti italiani, di regalare dei libri, perché sono il regalo più bello in assoluto, secondo me. Quindi niente, noi io per ora non ci vedremo per un po', spero di rifare un video presto, ma insomma chiaramente ci vedremo ad anno nuovo, e quindi buon anno, buon divertimento e a presto, grazie di tutto.